Buongiorno a tutti. Beh, la risposta è molto facile. Non si conciliano. Non si conciliano perché la giustizia riparativa è tutt'altra cosa dalla giustizia punitiva. Siamo su un altro ambito, in un altro settore. Se invece consideriamo la giustizia riparativa come qualche cosa che è, diciamo, una forma diversa di giustizia punitiva, siamo fuori dall'ambito di questo tipo di innovità. Vedo che arriva dentro il tribunale, che saluto. Buongiorno. Metto l'orologio perché mi hanno detto che 15-20 minuti ce l'ho, però non devo superarli, ovviamente. La giustizia riparativa è diversa, è qualcosa che appunto si contrappone alla giustizia punitiva. La giustizia punitiva quindi è una mira alla punizione dell'imputato, e quindi è chiaro che l'imputato è il protagonista del processo. Su questo non si può non dare ragione a Carnelutti, che veniva citato poco fa. Ma la giustizia riparativa non mira a un accertamento di responsabilità attraverso un procedimento formale come il processo penale. Nella giustizia riparativa si tende alla ricomposizione del conflitto derivante dal reato. Quindi è una finalità del tutto diversa, di carattere sociale, e quindi io sono solito dire che la giustizia riparativa non è un procedimento giurisdizionale, ma è un servizio pubblico di cura delle relazioni tra persone, e queste persone sono l'imputato e la vittima. Non entro qui adesso negli orientamenti europei che tendono a dare alla vittima un maggiore rilievo rispetto a quello che riceve nel nostro ordinamento. Questo non è un discorso pertinente, perché questo è un discorso che attiene al processo penale. La giustizia riparativa crea uno spazio privo di formalismi, quindi all'opposto del procedimento penale, che è un procedimento formale, per spazio per il confronto, il dialogo, il riconoscimento, al fine di rimediare alle conseguenze del reato sulle persone coinvolte. La giustizia penale è un procedimento a tre, perché il giudice è super partes, e tra di esse, tra queste parti, non vi è la vittima. E l'imputato è il pubblico ministero, l'accusa pubblica. Invece la giustizia riparativa è un programma, è un servizio a due soggetti, perché il mediatore si colloca sullo stesso piano della vittima e dell'autore del reato. In alcuni documenti internazionali, che opportunamente sono stati inclusi nel bel volume che oggi presentiamo, si parla, con un termine che è ancora più chiaro di quello di mediatore, si parla di facilitatore. Ecco, facilitatore di questo incontro a due. Incontro a due che non ha, ripeto, scusate se sono iterativo, ma è il concetto fondamentale, altrimenti non entriamo nell'istituto, non ha assolutamente un obiettivo di punizione. C'è poi un problema tra, diciamo, dei rapporti tra questo servizio e la giustizia, che rimane, non è alternativo alla giustizia penale né sostitutivo, assolutamente, è un servizio che affianca, che si aggiunge a fini sociali al procedimento penale, e c'è un problema molto grosso di rapporto tra processo penale e questo nuovo istituto della giustizia riparativa. Che ci viene, ripeto, è stato ben ricordato, ci viene da esperienze straniere. Noi l'abbiamo, poi sentiremo un magistrato minorile che ci dice in concreto quello che avviene già, perché poi in concreto si hanno
esperienze limitate, un po' così a macchia di leopardo, di giustizia riparativa, la legge Cartabia ha avuto come obiettivo quello di creare una disciplina organica di questo istituto, in modo che sia qualche cosa che abbia una sua organicità di disciplina e non sia legata a esperienze settoriali. Certo, visto che qui parliamo tra esperti del processo, ci si può subito chiedere: ma quali sono i rapporti tra appunto questa giustizia riparativa e il processo penale, visto che dei rapporti ci sono, perché si è avuto, il presupposto è che ci sia un fatto che astrattamente può essere configurabile come reato. Allora diciamo subito che la giustizia riparativa ha un proprio spazio indiscusso per quanto riguarda la fase esecutiva. Adesso sono collegati vari benefici penitenziari e lì non si pongono problemi di sorta di carattere costituzionale. I problemi si pongono e sono stati posti con molta acume e approfondimento nel volume che appunto dell'avvocato Agnese e del magistrato Marinaro, per quanto riguarda i rapporti tra questo servizio giustizia riparativa e la presunzione di innocenza, che era il pilastro della nostra Costituzione per quanto riguarda le conseguenze di un reato. E indubbiamente c'è un prerequisito di questo servizio che è ineliminabile, occorre sempre tenerlo presente. Forse la disciplina della legge Cartabia non è tanto chiara quanto invece la direttiva europea, la numero 29 del 2012, a cui questa disciplina si collega. Nell'articolo 12, lettera C, di questa direttiva c'è scritto che presupposto della giustizia riparativa è che l'imputato abbia, aperte virgolette, riconosciuto i fatti essenziali del caso, cioè un'ammissione di appunto del fatto. La nostra disciplina, la legge appunto, la decreto legislativo numero 150, non ancora in vigore, come si è detto giustamente, è meno chiara a mio avviso su questo prerequisito, perché la nostra normativa usa l'espressione di giustizia riparativa tra la vittima e la persona indicata come autore dell'offesa, non usa il termine autore del reato, proprio perché il presupposto è il fatto offensivo e non il reato. Però non possiamo, quindi, per essere chiari, se un imputato assume la posizione io sono estraneo a questo fatto che viene denunziato, ho questo alibi, è chiaro che siamo fuori da ogni possibilità di giustizia riparativa, cioè non c'è proprio spazio, parliamo di qualcosa che non c'è, che è incompatibile con la giustizia riparativa. Quindi attenzione a non prendere equivoci, qui non ci interessiamo di fatti in cui l'imputato dice io sono completamente estraneo a questo fatto, mi si accusa del tutto ingiustamente, stavo in un altro posto, e qui siamo fuori, non è campo di giustizia riparativa, almeno in fase di cognizione, poi si potrà vedere in fase esecutiva. E invece presuppone appunto il prerequisito, come lo chiamo io, della giustizia riparativa, e che l'imputato, e che, scusate, il sospettato, o anche dove si è schierato, si è creato già un esercizio d'azione penale, l'imputato abbia riconosciuto che c'è stato un fatto offensivo. Poi potrà non essere reato perché manca il dolo, perché manca una causa di punibilità, ma diciamo resta però l'elemento fondamentale che il fatto offensivo deve essere riconosciuto. Detto questo, il problema grosso che appunto nel libro, come accennavo, viene trattato, ma sia pure in questi limiti così inteso il presupposto della giustizia riparativa, è questo istituto compatibile con la nostra presunzione di innocenza? E io, come credo di aver scritto in questa prefazione, dico che il problema va posto e si porrà e arriverà indubbiamente
alla Corte Costituzionale. Però le previsioni, diciamo, sono incerte. Nel senso che la risposta a questo dubbio di costituzionalità, che voi leggerete nel libro e che si pone a chiunque legge questo istituto, non c'è dubbio, insomma, c'è un reato, c'è una persona che si dichiara sia pure autore dell'offesa, ma non ancora certo reato, ma comunque un'offesa, è questo compatibile con la nostra Costituzione? E direi che la risposta dipende da due fattori, a mio avviso. Primo, è un fattore questo teorico, attuale, e quindi potrebbe già avere una risposta, almeno come previsione. Il rilievo, questo è il primo fattore, che nella valutazione di costituzionalità si darà al consenso delle parti, perché occorre il consenso sia dell'imputato o denunziato, sia della vittima. Consenso che, come dice la legge, deve essere personale, libero, consapevole, informato ed espresso in forma scritta. Consenso che è sempre revocabile anche per fatti concludenti, quindi il consenso deve essere in forma scritta, formale, ma la revoca può essere anche revoca tacita. Secondo elemento, che veramente invece è futuro, da incerta determinazione, è il rispetto effettivo che ci potrà essere, come ci potrà non essere, della norma che secondo me è la norma fondamentale per giudicare poi questo istituto, secondo cui l'esito negativo del programma di giustizia riparativa non deve recare alcun documento all'imputato. C'è questo articolo 58 che vi leggo, che secondo me è il pilastro per valutare poi dopo la compatibilità o no di questo istituto con la presunzione di innocenza. Dice questo articolo: la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso, il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa. Se questa norma verrà rispettata, e allora è chiaro che all'imputato, all'indagato, potranno derivare effetti favorevoli, e ci sono alcuni effetti favorevoli, possono non essere indubbiamente soddisfacenti, posso capire, ma ci sono effetti favorevoli. Non entro nella prefazione, ho cercato di enucleare, ma per ragioni di tempo e per lasciare spazio agli altri, voglio chiudere in tempi piuttosto rapidi. Però, se però questa norma non viene rispettata nella prassi, nel diritto vivente, per cui l'imputato avrà effetti negativi se una volta o non accetta il programma, ovvero lo accetta e poi però revoca il consenso, o comunque effetto negativo, non si ha un esito valutativo positivo di questo programma, e deriveranno in fatto nel diritto vivente effetti negativi per l'imputato, è chiaro che l'istituto fallisce, e secondo me la Corte Costituzionale, che è sempre attenta al diritto vivente, sarà indotta a dire: no, vabbè, a questo punto sarà riservata la fase esecutiva e non alla fase cognitiva, proprio per il contrasto con la presunzione di innocenza. Però ecco, una cosa importante, io ci tengo più che rimanga il concetto iniziale, perché ho capito già dai primi interventi che si pensa a questa giustizia riparativa come una forma diversa di giustizia, qualche cosa che appunto non è giustizia penale, ma siamo nello stesso ambito. No, la finalità è del tutto diversa, è un servizio per le relazioni tra persone, ed è un servizio in cui ci sono alcuni limiti per gli stessi operatori, e sono proprio perché occorre che ci sia uno spazio libero che non deve essere occupato da giudici o da avvocati. Quindi sono le persone interessate direttamente che entrano in contatto attraverso questo mediatore facilitatore, ed è previsto appunto che il giudice entra soltanto sulla decisione sull'avvio per la giustizia riparativa, sentite le parti, e gli avvocati entrano solo appunto
appunto in questa nella decisione di procedere alla visita riparativa, se c'è richiesta degli interessati entrano anche nelle attività preliminari e poi entrano alla fine. I difensori per definire gli accordi relativi all'eventuale esito riparativo ed il giudice per valutare questo esito riparativo. Questo ai fini poi di alcuni benefici che, su cui non entro per ragioni di tempo. È chiaro che questo può essere discutibile, mi pare che proprio anche l'avvocato Agnese sia su opinioni difformi, però è fondamentale non entrare in questa idea, non entrare nella sentenza riparativa come qualche cosa paragonabile al processo penale. Ripeto, l'affermazione iniziale è uno spazio libero, è uno spazio informale in cui i protagonisti, vittima e imputato o sospettato, denunziato, devono avere lo spazio massimo di venire, di dialogare e di confrontarsi, di riconoscere gli effetti del fatto che si è verificato a loro danno. Quindi cerchiamo di liberarci, ecco, si chiedeva da parte del Presidente della Camera Penale, gli avvocati sono pronti, direi sono pronti se accettano che c'è un servizio che è diciamo, collegato in certo qual modo alla giustizia penale, ma che però è un servizio in cui i protagonisti sono appunto le parti, vittima e imputato, è il mediatore o facilitatore. Il resto, giudici e avvocati, sono un po' ai margini. Io per prima quindi non entro, e infatti nella preparazione non sono entrato nei contenuti, che poi sono la parte importante. Se ne parlerà oggi, vedo, si è dedicato alla formazione dei mediatori, importantissima, fondamentale. Mi sono limitato agli aspetti giuridici, che sono tanti, e che i problemi di una novità così grossa per il nostro ordinamento sono tantissimi. Io ho soltanto toccato quello della presunzione dei rapporti con la persona di innocenza, ma come vedete, che si leggerà la presentazione, ci sono poi tanti problemi giuridici che l'istituto pone per quanto riguarda appunto i riflessi di questa giustizia riparativa sul processo penale, se appunto se viene, il soggetto è un imputato e non un condannato, e quindi c'è spazio notevole per i giuristi. Però non è lo spazio dedicato al dialogo, al confronto, a quella che nel titolo della mia relazione era proprio indicato come la risoluzione del conflitto. E qui siamo in un campo in cui il giurista non ha uno spazio caratteristico. Ce l'ha prima, ce l'ha alla fine, ma non durante questo programma di giustizia riparativa. È un qualcosa di completamente nuovo, mi rendo conto, disorienta forse anche me all'inizio, quando sono entrato nella commissione Cartabia e ho sentito parlare di queste cose, sono rimasto un po' sorpreso, però è questo l'istituto. Potrà fallire, potrà avere successo, e il futuro ce lo dirà. Grazie per l'attenzione.